just sitting here and passing time. The sky is clear, the sun is set, as the city slowly waits for the morning. I've got to leave, get out of town. I need to find a new adventure in the city, where the nights seem to shine. My life's just illusion, it's all too confusing, got to get away. I need to be running, I'll take all my money and my roller skates. How long must I be locked inside? My body's tired, my mind is racing to the city. That's where I need to be. Life's just illusion, it's all too confusing, got to get away. Ciao, ciao. I need to be running, I'll take all my money and my roller skates. Decollo! Permesso, permesso! Fate l'arco! Permesso, permesso! Adesso di corsa! Ah, bene! Neanche le finestre hanno aperto! Donne, pensateci voi! Finestra 1 aperta! Finestra 2 aperta! E chi lo fa? Questa l'apro io. Tutte le finestre aperte, signor comandante! Ottimo lavoro! Ma chi l'ha fatto quel disegno? Però è somigliante. Questo è nuovo. Questi sono della prima elementare. E questo è spento. Certo, non funziona la caldaia. I vetri sono sempre rotti. E da lassù casca l'acqua come sempre. Così ci abbiamo pure la doccia. E qui? Chi ci sta? Niki Lauda. Come al solito. Lo sapete ieri sera al telegiornale che hanno detto? Inizia sotto i migliori auspici il nuovo anno scolastico. E sta scuola cade a pezzi, tiè. Guarda che schifo. Ti chiedono di venire qui a far coglioni. Ancora credi a questa storia della riforma scolastica? Non l'hai sentito? Non l'hai capito che è su di te che devi contare. Ancora credo a Babbo Natale. Sono la professoressa Vitali. Buongiorno. Prego, si accomodi. Sono felice di conoscerla. Non faccia caso al trambusto. Come sai, è classico del primo giorno di scuola. Ma poi tutto si assesta. L'importante è essere sempre intransigenti. Questo è il modo migliore per ottenere l'ordine. Avanti! Buongiorno. Ah, professor Perone, le presento la professoressa Vitali, nuovo incarico. Piacere. Buongiorno. Salve. Allora, mi dica, che cosa l'ha spinta al suicidio? Via. Non esageri. Sono vivaci, sì, ma in fondo hanno la testa a posto. Dai,
parabolica. Dai, t'ho preso. Oh, ecco Niki Lauda. Enrico, pianta, o è meglio che te vai a cercare un dentista? Ma sta zitto. Oh, coglione. Non c'è bisogno di litigare. Enrico, falla finita. Ma levati. Ma levati tu. Ecco, siete contenti adesso? Bell'inizio d'anno. Se le ostilità sono finite, possiamo cominciare. Sono una massa di incivili. Ogni occasione è buona per rompere le scatole. Li deve scusare. Ora vatti a sedere, dai. Roberto, mettiti al tuo posto. Dobbiamo sempre farci riconoscere dai nuovi arrivati. Ci scusi, ma lei chi è? Sono la nuova professoressa d'italiano. Ah, ecco. Beh, che succede qua dentro? Un genio. Non è successo nulla, solo una piccola divergenza di opinioni. Del resto l'ha detto lei che il primo giorno di scuola c'è sempre un po' di trambusto. Ah, sì, però mi sembrava un po' eccessivo, ma se lei dice che... Va bene, continui pure. Ma che fa questa? Ci difende? Ma sarà la solita riformista malata di protagonismo. Già, e poi tempo un mese e torna tutto come prima. Sono divergenze di opinioni tra piccole persone che ancora non hanno imparato a stare insieme. E che usano le mani più del cervello. Avanti. Buongiorno. Salve. Da parte del signor Preside. Grazie. Prego, buongiorno. Ciao. Già ci provo. Conoscete Dario Bastini? Sì. Sì, certo, lo conosciamo benissimo. Sì. Perché? Che è successo? È morto. Oh, Cristo. L'hanno trovato questa mattina. Un overdose. Ogni giorno siamo di meno. Mi dispiace. Eccoli là, puntuali come la morte.
stare attenta, professoressa, perché quelli possono venderla anche a lei. E per quale ragione non li avete mai denunciati? E a che sarebbe servito? Tanto c'è sempre chi li tira fuori. Per insufficienza di prove. Non è vero, Marcello? Eccomi, arrivo. Sbrigatevi, che quello ha già ricominciato a vendere. Sì, sì, è tutto pronto. Non ha perso tempo, eh? Che ti aspettavi? Che andasse in chiesa? Prendete la macchina. Però mi raccomando, non tornate soli. E siate allegri, ci deve cascare, eh? Tu hai l'ospite. E l'ospite avrai. Troppo forte, lo sai, no? Mica sono nato ieri. Ma pianta. Allora, che c'è di nuovo? Niente. Come niente? Qualcosa avrete fatto, no? Le solite cose. E dai, racconta. A Pomata, ma che cacchio sta a fare? A Fausto, portacci tu, ma come hai fatto? Ti hanno arrestato 2 giorni fa. Beh, chi c'è stato in paradiso se lo può permettere, no? Te pare. Perché? Pure in paradiso adesso gira la roba. Questo non lo so, comunque se ci capito io sicuro una bella pera a San Pietro gliela faccio fa. Sei proprio una forza. Oh, raga, io la droga non ce l'ho, eh. Io non la vendo. A me la droga mi fa schifo, hai capito? Sei un figlio di una buona donna. Sì, è forte lui, mica è scemo. Aia, mi fa male. Va bene. Andiamo, Pomata. Abbiamo un appuntamento con Marcello nella sua casa di campagna. Sapeste che vinello. Se volete venire, ce n'è per tutti. Sì, va, che dite? Per vino al padre è proprio buono, quasi quasi. E allora dai, venite pure voi. Io su, dai, pure voi, andiamo, dai. Vedi che casa. Ma dove sta Marcello? Marcello! Eccomi, ragazzi. Ciao. Ciao. Guarda un po' chi ti ho portato. Ah, ci sei anche tu? Sì, l'ho invitato io, non ti dispiace. Mi fa piacere. Bevi con noi? Magari, quello lì è il vinello. Sì, vai, vai, serviti. Allora beviamo. Chiaro. Prego. Vedo che vi siete apparecchiati, eh? Vai, vai. Si fa quel che si può. Mi ho preparato una merendina, così, giusto? Una cosetta. Ma com'è sto vino? È buono, vai tranquillo. Come va che sia. Assaggia, assaggia. Niente male. E poi è fatto in casa, è genuino. Quello davvero non ti fa male. Lo vuoi in panino? Leggerino però, eh? Non bevete voi? Come no? Ma bevi, dai. Una bottiglia, no? Arrivo, arrivo. Tiè. Che fai, complimenti, fai. Ma che stai scherzando? Oh, io ne apro un'altra, eh? Vai, vai, apri. Tanto siamo in 5. Perlomeno 2 bottiglie, no? Sì, se non ti preoccupare. Raga, che c'è, sta qualcuno in casa? Perché?
Dispiace che faccio uno spinello. Vai, vai tranquillo, Fausto. Vado? Vai. Ti che dici, è il momento? La prendiamo adesso? Che state a dire? Eh? Che ci avete segreti, ci avete? No, è che il padre Marcello c'ha un altro vino, però... Valla a prendere, no? Che stai? Te non servi le cose? Valla a prendere, no? Beh, non lo so se Marcello... Tiralo fuori! Vai, vallo a prendere. Vabbè. Ti dispiace, non se lo prende? No, no, figurati. D'avverto però che un vino che così tu non l'hai mai bevuto, eh? Eccola, la bottiglia! Oh, oh. Da qua. Che fai, te la catturi è così? Questa? Ammazza, ce la faccio come travertino. Beh, raga, io questa me la bevo in un attimo, non ve la faccio neanche assaggiare. Ci vede, va. Vuoi vedere? Dai, dai. Tanto non ce la fa a berselo tutto. E questa me la bevo tutta d'un fiato. Dai, dai. Che ce la fa. No, dai, facciamo vedere chi ce sei. Ce la fa, vedrai. Sta a dire, ragazzi. No, tutto d'un fiato, ma smettila. Non ce la fa, non ce la fa. Dai, Fausto, dai, 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 bevi, 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 non dai. Ce la fa, non ce la fa. Aspetta un attimo, ma non te faccio vedere. Coraggio. Oh, adesso fa sul serio. Oh, oh, dai, 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 dai. Oh, 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 vai, no, vai. Ma ci riesce, ma quasi finito. Ma come fa? Vai, vai, Fausto, che ce la fai, Ale. Visto, bravo. Bravo. Lo dicevo io. Non ci credevate, eh? Beh, è stato sai, uno scherzo, è stato, sì. E se volete me ne bevo pure un'altra. Ma tana, non tana, esagerare, finisce che ti senti male. Sì. C'avete una musichetta, una cosa? No, non sì, se vuoi canto qualcosa da io. La musichetta ci voleva, Oh! Il stomaco! Oh! Faustino! Oh, che è? Ma che? Che ti prendi? Che c'hai, Fausto? Stai male? Perché mi hai fatto? Ma che cazzo avete fatto? Ti abbiamo dato mezzo litro di purga, tanto sei pieno di merda, brutta carogna. Allora, Fausto, come va? Perché? Hai presente Dario Bastini? Si contorceva come te prima di morire. Bastardo! Provaco! Pezzo di merda, te lo ricordi, Dario, vero? Provaco! Cazzo è? L'hai fatto morire tu. Sei un assassino. Basta. Andiamo via. Fai schifo, cazzo di merda. Mi lasciate qui! Ti è andata pure troppo bene a quel bastardo. Oh, che c'è? Ah, ma c'è? Ma che hai fatto? Pensavo che tutto questo probabilmente non serve a niente. Quello non capisce. Beh, almeno servirà a farlo stare 3-4 giorni al cesso. In galera, però. Perché adesso chiamo la polizia. Allora mi raccomando, a casa di Titti alle 8, non mancate. Chi se la perde una magnata così? Oh, a proposito, ma le donne? Le donne? E perché noi chi siamo? Beh, mi andrebbe pure bene. Ti piacerebbe, eh? Hai capito, eh? Beato te. Vestiti lavati e profumati. Io sono sempre fresco e profumato come una rosa. Mia madre me lo dice sempre che sembro un gente. Ma sentitelo. Sì, non credo, cioè. Di mamma ce n'è una sola. Ehi, ma siete impazziti? Ciao, giustiziere. Siamo venuti a portarti un regalino da parte di Fausto. Che volete? Che pensavi di fare, stronzetto? Mo la paghi. E neanche il tuo grande avvocato te può salvare. No! Oh!
Ciao, papà. Come mai così tardi? Sono stato a casa di Claudio a studiare. Non ce li ho i libri. Vincenzo, non gli potremmo comprare dei libri, almeno quelli più importanti, magari usati. Ce l'hai i soldi? Compraglieli. Papà, io esco, vado alla festa di una mia amica. E chi è? Non la conosci, è una mia compagna di classe. Non famo stronzate, eh? Perché? Quali stronzate? Io non faccio niente. Alle 11 a casa. Ma papà! Sentami a me, non te ci mette pure tu. Va bene, papà. Roberto, mi raccomando, cerca di non farla arrabbiare, torna presto, eh. Sì, non ti preoccupare. Bravo. Sono due ore che stai mangiando, che stai a strafugare. Carlo mi telefona da tutte le parti del mondo, dall'Australia, Giamaica, Brasile. Hai capito? Beh, beato lui. Mamma mia, ma ti fidi? Chissà quante donne conosce. Tantissime, però sta con me. Senti, ma se sta sempre in viaggio, quante volte l'hai visto da quando state insieme? Beh, ci siamo conosciuti l'estate scorsa. Lui prestava servizio sul volo Londra-Roma. È stato il classico colpo di fulmine. Certo, non ci vediamo spesso, però forse scusa, proprio per questo. Posso fare una telefonata? Sì, il telefono è lì, da quella parte. Grazie. Marcello, sono Giovanna. Ma che fai, non vieni? Ah, ciao, come va? E da Titti? Beh, ci siamo tutti, manchi soltanto tu. Lo so, mi dispiace, ma sono arrivati dei parenti e non posso uscire. Ah, sai, Titti si è messa con un ragazzo che fa lo steward. Ah, sì, e com'è? Lui non c'è, ma non puoi proprio venire. No, te l'ho detto. Devo restare a cena a casa. Non posso davvero. Va bene, ho capito. Per me hai sempre una scusa pronta. Devo attaccare. Ciao, ci vediamo. No, no. Deve farlo, avvocato. Io non posso più esporre. Mi dispiace. Ma purtroppo non è assolutamente possibile. Non è più possibile. Che significa non è possibile? Perché? Come? Perché? 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 Perché non è più così semplice come una volta. E io non voglio passare guai. Non voglio passare guai per colpa vostra. Via, avvocato, la strada l'abbiamo sempre trovata. E si troverà anche in questa occasione. Lei è bravissimo. Eh sì, ma che bravo e bravissimo. Io tutto quello che posso fare è cercare di ottenere la libertà vigilata. Io non posso più promettere niente. Perché? Perché è arrivato uno nuovo. E comunque ci sarà bisogno di una cifra molto consistente. Sa perfettamente che non ci sono problemi per i soldi. La persona in questione deve uscire al più presto. Sono stato chiaro? Bene, vedrò quello che posso fare. Salve. Buonasera.
Cosa fai lì impalato? Entra, entra. Credevo che stessi studiando. Ti serve qualcosa? Ma che ti è successo? Che cosa hai combinato? Perché? Ti interessa? Ma certo che mi interessa. Ah sì? E da quando? Ho capito, ho capito. Senti, Marcello, se sei venuto qui per aggredirmi con l'annosa questione del padre che trascura il figlio oggi proprio per nella giornata... Oggi non è giornata, hai troppo da fare, ti farei perdere troppo tempo, lo so. Ne abbiamo parlato tante volte. Ma la soluzione non l'ho trovata. Ah, sicuramente dipende da me. Ma io la soluzione non l'ho trovata. Ti ricordi Dario Bastini? Bastini? Ah, sì, sì, col tuo compagno di scuola, certo. È morto ieri. Overdose. Ah, mi dispiace. Ah, mi dispiace davvero. Era un ragazzo molto in gamba, un po' fragilino, ma molto intelligente, sensibile. Beh, faremo le condoglianze e manderemo una corona di fiori alla famiglia. E sai chi gli ha venduto la dose fatale? Fausto. Quello che hai fatto uscire per insufficienza di prove. Cristo. Insomma, tu mi stai dicendo che io sono responsabile della morte del tuo amico. È questo che mi stai dicendo, eh? È questo. È questo? Ma tu sei pazzo. Tu sei un pazzo velitario. Stammi a sentire. Io faccio l'avvocato penalista. Il mio dovere etico è difendere tutti quelli che chiedono la mia assistenza. In questo studio vengono spacciatori, mafiosi, assassini, ministri corrotti. Colpevoli, mezzi colpevoli, come pure innocenti fatti passare per colpevoli. Il mio dovere professionale è difenderli e assisterli. E questa è una conquista del progresso, della giustizia, della libertà, della democrazia. Sei forte, papà, sei perfetto. Non ti si può dare torto. Senti, dimmi una cosa. Se io, tuo figlio, domani in un momento di debolezza compro una dose da quel Fausto che hai fatto uscire per insufficienza di prove e mi buco. Ma sei impazzito? Sì, mi buco. E vado al creatore per overdose. Ma che stai dicendo? Tu che fai? Lo difendi ancora, quella merda di spacciatore? Provi ancora a farlo uscire? Ma dico, ma come ti viene? Ti sembra un esempio da fare? Vieni qui! Attento, mi raccomando. Sì, ciao. Tutto a posto. Perché non ho parlato? Io faccio tardi. Ma come te lo devo dire che c'ho da fare? Non posso perdere tempo. Ma non parlare così forte, vuoi che ti senta? Va bene, l'accompagno. Ciao e fa attenzione. Ciao. Che palle.
Claudio, non fare caso a quello che dice tuo padre. Ma io ci posso andare anche da solo. Che ci vuole? La scuola non è mica tanto lontana, mamma. Ma che dici? Vuoi forse che la gente pensi male di me? Già, la gente, la gente. Non sono mica una madre snaturata. Guardate Marcello, ma che cosa ha fatto? Oddio mio. Sembra che l'abbiano picchiato. Ma che ti è successo? Niente. Ma dai, che vuoi che sia successo? Le solite cazzate, tutta una scusa per non farsi interrogare. Ragazzi, l'ultima campanella, noi entriamo. Dai, andiamo, ci tagliamo la prima. Che pezzi di merda. L'hanno beccato da solo quei figli di puttana. Basta, è ora di finirla con quei merdosi. Dobbiamo dargli una lezione o non ci lasceranno più in pace. Bisogna sistemarli una volta per sempre. Eccoli. Gliela diamo, una lisciatina a questi scienziati. Sì, ci servirà come allenamento. Questo è successo è perché voi non avete mai denunciato la gravità della situazione. La colpa è di tutti noi professori, ma anche sua, signor Preside, perché tutti sappiamo quello che succede ogni giorno fuori della scuola. E a questo punto, cadere dalle nuvole, beh, mi sembra alquanto ipocrita. Esigo che da questo momento in poi ognuno di voi si senta responsabile anche di quello che succede al di fuori della scuola e che mi teniate informato. Certo. Chiudiamo la stalla dopo che i buoi sono fuggiti. Gallia est omnis divisa in parte stress, quarum unam in colunt belge, aliam aquitani, tertiam... Te l'avevo detto. Ragazzi. Ehi, ragazzi, ma che diavolo succede? Stefano, se non sei interessato alla lezione, puoi anche andare fuori. Non riesco a concentrarmi con la goccia cinese. Che cosa? Piove. E allora? Mi spieghi come ci si può concentrare sulla lezione di latino in una classe dove ci piove?
e con quei tre avvoltoi spacciatori che stanno lì fuori e aspettano di scannarci. Chiedo a nome di tutta la classe un immediato incontro con il preside. Ma quando? Va bene, come volete. Formate pure una delegazione, però mi raccomando, senza troppa confusione. Te l'avevo detto. Andiamo, noi due pomata, d'accordo? E se da una parte siamo esaltati dalla caduta del muro di Berlino e dalla progressiva caduta dei regimi totalitari, non per questo dobbiamo restare indifferenti agli avvenimenti quotidiani. Lei sa bene che in alcune classi ci piove e sa anche che là fuori alcuni sciacalli continuano indisturbati a vendere le loro dosi giornaliere di morte. Se continua così, al 2000 ci arriveremo in pochi. E per affrontare tutti questi problemi è indispensabile muoverci tutti assieme. Dobbiamo... Sì, ho capito il vostro problema e mi compiaccio per l'alto grado di maturità da voi raggiunto, al quale noi, come corpo insegnante, abbiamo contribuito. Vi assicuro il massimo impegno da parte di tutti noi. Io personalmente mi recherò al provveditorato e, se necessario, arriverò al ministro. E se neanche questo dovesse essere sufficiente, esporrò i vostri problemi al Maurizio Costanzo Show. Perché bisogna capire, far capire, che l'Europa è alle porte. Non solo è caduto il muro di Berlino, ma sono cadute appunto anche tutte le barriere. Sì, ci sarà una perdita al piano di sopra. La riparassero, che aspettano che si allaghi la classe. Sì, queste condizioni. E questo è uno solo. Stanno ancora da presa? Forse non avete saputo niente? Sì, per forza, è così. Ma non fanno mai niente, non ci ascoltano. Ribadisco il massimo impegno da parte mia. Ci si lamenta a fare. Anche da parte di tutti. È incredibile. Lo sai, mi sembrava di sentire mio padre. Sono anni che ripetono sempre le stesse parole. Io sono stanco di carezze, rassicurazioni, stanco di essere trattato come un bambino. Tutte queste parole continuamente ripetute hanno perso il loro valore. Ma allora, che cosa possiamo fare? Non lo so io. Dobbiamo agire, tentare, prendere noi l'iniziativa, anche se rischiamo di sbagliare. Agire? Ma in che modo? L'ha sentito. Allora? Che t'ha detto? Così. Come va? Come vuole che vada. Come al solito. Tanto. Speriamo. Ci aspettiamo lui qui. Andiamo avanti. Sta arrivando la professoressa. Allora? Com'è andata dal preside? Lei che dice? Niente. Che si aspettava? Nella quale non vogliono più vivere. No, no, per me sono soltanto degli estremisti e dei elitari. Guarda che se passano per estremisti è solo perché hanno più energie di noi. Ma non lo sono. Quando eravamo studenti anche noi facevamo le nostre lotte. Ah, sì. Dì la verità. Qualche borsata in faccia l'hai mollata anche tu, eh? Che dici? Ma perché questo ascensore non funziona mai? Non lo so. Secondo me sì. Può darsi. Scusa, tieni tu la busta, rispondo al telefono. Sì. Pronto? È per te. Sì? Ho capito. Va bene, sarò lì tra poco. Scusa, mi stanno aspettando a scuola, devo andare. Ci vediamo dopo, eh. Ciao. Vai, vai. Tanto ormai ci sono abituato a mangiare da solo. Sono stufo. Ogni anno c'è una ragione diversa. Non sanno più che cosa inventare questi ragazzi per evitare di studiare. Nei confronti dei ragazzi che non rientreranno in classe bisognerà prendere dei provvedimenti. Siamo tutti d'accordo su questo, no? In ogni caso sarà meglio informare il provveditore di questa situazione. Che ci pensi lui? Continuiamo a scrollarci di dosso le nostre responsabilità. Dove sono i ragazzi? Speravo di averli convinti a tornare in aula. Invece pare che siano andati in palestra. Hanno indetto una riunione. Dove va, professoressa? Non capisco. Che cosa vuol fare? Scusate il ritardo, ma che è successo? Su, prendetelo bene.
Attaccatelo su alla rete. Perfetto. Ok, va bene. Bravo, perfetto. Ok, sbrigatevi a finirlo, eh. Anche voi, dobbiamo riempire la scuola. Voi sempre a chiacchierare, eh. Tutto a posto? Dove sono gli altri? Lì a quel tavolo. Grazie. Giovanna, eccola. Ragazzi, vorrei parlare un attimo con voi. Vengo dalla riunione dei professori. Credete che sia utile tutto questo? Servirà almeno a farci dare ascolto. D'accordo, è giusto. L'avete fatto e va bene. Cercate però di non trascendere, di non fornire motivi di reazione. Aspettano soltanto questo. Piuttosto, come avete pensato di organizzarvi? Abbiamo stabilito dei turni di picchettaggio. E domani una nostra delegazione va dal provveditore e porta le nostre richieste. Almeno capiranno che così non possiamo più andare avanti. Dovranno starci a sentire. Senti, papà. Che c'è? Papà, io faccio tardi questa sera. Come fai tardi? Sì, è per una manifestazione. Manifestazione. Dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica. Sensibilizzare l'opinione pubblica? Ma che discorsi mi sta a fare? Ma che sei diventato matto? Non vai da nessuna parte. È molto importante. Molto importante? Che c'hai sotto il braccio? Fammi un po' vedere. È un manifesto per la scuola. Un manifesto? Serve per questa sera. Un manifesto? Ma che ne vuoi prendere per culo? Io marzo la mattina alle 5 vado a lavorare. E fatte mangiare e studiare. E tu te metti a perdere tempo con ste stronzate. Sì. E sì, ora okay. Che vai a lavorare, non te mantengo più, sì. Hai capito? Sì, ok. Ecco il ringraziamento per tutto quello che andare. Faccio per te. Devo ma andare, importante. Non te permette di parlare così a tuo padre. Sì, non ci prova. Di me. Non ci devi provare. E guai a te se per certo non sei a casa. Spoga le tue frustrazioni, che dopo starei meglio. Mamma, ti ho preparato un po' di brodo. Lascia stare, non mi va. Su, mamma, non devi lasciarti andare. Oggi per i dolori ci sono tante medicine. Sì, le medicine. Per quello abbiamo l'esenzione. Non sono un problema. E per l'infiltrazione che ci vogliono 50.000 lire ogni volta. Buongiorno. Sono contenta che lei abbia già avuto delle esperienze. Sa, hanno bisogno di molta attenzione. L'unico problema può essere la disponibilità per quanto riguarda l'orario. Ecco mio marito. La signorina è venuta per l'annuncio che abbiamo messo sul giornale. Bene. Beh, io ho un appuntamento, devo andare. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Sono passati 5 giorni ormai. 5 giorni. E nessuno si è fatto vivo. Né qualcuno del provveditorato. Nell'assessore si è degnato di... Calma, calma, adesso mi informo io perché non sono stati presi i provvedimenti. Lo domandi al genio, così vediamo che si inventa. Morelli, c'è qualcosa che non va? E non mi scocci! Mi scusi. È che ho litigato con mio padre. È stanco di mantenermi. Forse ha ragione. Credo che dovrò smettere di studiare. Ma cosa dici? Mancano pochi mesi alla fine della scuola.
No, no, è meglio che mi cerchi un lavoro. Sono la professoressa d'italiano di suo figlio. Che c'è? Cosa ha combinato sto sfaticato? Ma chi? Roberto? Niente, niente. Sono io che vorrei sapere perché ha deciso di interrompere gli studi. Ma lo chieda a lui, è abbastanza grande e può fare quello che vuole. E poi più li mandi a scuola e più diventano somari. Roberto è un ragazzo intelligente e sensibile. Ha solo bisogno di un po' di pazienza e della sua comprensione. Ah, professore, ma che me vuole insegnare quello che devo fare? Ma io c'ho da lavorare. Arrivederci. Guardi che non volevo dirle come si deve comportare, lo sa sicuramente meglio lei. Volevo semplicemente dire che a Roberto manca poco al diploma e sono certa che ce la farà. Le chiedo soltanto di non mortificarlo e di avere un po' di pazienza. Ecco, soltanto questo. Va bene, va bene. Anna? Anna? Pronto? No, mi dispiace, non c'è. Va bene, arrivederci. Questa casa non c'è mai. Finestra aperta, tutto aperto. Ma dove andrà? Sì? Pronto? No, senta, la professoressa non è ancora tornata. No, non è ancora tornata. Buonasera. Amore, ciao. Scusa, mi dispiace. Sono dovuta rimanere a scuola con i ragazzi. Ho fatto tardi. Senti, adesso ti preparo una bella cenetta, va bene? Ah, una cenetta? Allora, avete messo a punto un'azione strategica per innovare il mondo? Tanto non serve a niente. Nemmeno l'indifferenza serve a niente. Io non capisco perché non ti limiti a fare la professoressa, come io faccio l'impiegato di banca. E io non capisco perché i vostri scioperi nelle banche sono tanto importanti e invece quelli dei ragazzi no. No, aspetta un momento, c'è una bella differenza. Noi lottiamo per questioni concrete. Qualificazione professionale, miglioramento delle condizioni economiche. E loro lottano per migliorare la qualità della vita e della scuola. E io voglio aiutarli a gridarlo forte. Senti, Anna, io posso tentare di capire loro. Ma tu che c'entri? Tu sei una professoressa. Già, ma non voglio dimenticare che alla loro età avevo i loro stessi problemi. Anzi, me lo voglio ricordare ogni giorno. A proposito, è questa la famosa cenetta di cui stavi parlando? Amore, ma ti è sempre piaciuta? Doveva piacermi per forza, non c'era mai nient'altro. Ancora? No, senti, fammi un favore, mandali al diavolo, ti prego.
D'accordo, ma tu pensa alla cena intanto. Sì, pronto? La cena. Ah, sì, un attimo. È per te. Lo sapevo. Che cosa hai pensato? Stai dicendo. Ma è chiaro, non l'hai capito, scusa. Pensavo che fosse solamente una delle sue solite... Ilaria, che cosa stai facendo? Ragazzina, pensa agli affari tuoi, eh? Ma guarda un po' chi si rivede. Due giorni in galera ed eccolo di nuovo all'opera. Ti senti tanto Rambo oggi, eh? Levati dalle palle. Bastardo! Allora vuoi che ti gonfio, eh? Lascialo stare! Lascialo stare! Lascialo! Figlio di puttana, lascialo stare! Io ti denuncio! Sei un pazzo! Bravo! Fagliela vedere! Avanti! Non ti sono bastate! Sì, così! Bravo! Roberto! È ferito! Chiama l'ambulanza! Chiama l'ambulanza! Sì, chiama anche la polizia! Non potete entrare. Intanto andate al posto di polizia. Su, tranquillo, sei fuori pericolo. Dovrai stare in osservazione per qualche giorno. Deve stare in osservazione. Dove lo mettiamo? Ci penso io. Fermi qui. Siete voi che avete accompagnato quel ragazzo? Sì, come sta? Beh, deve essere ricoverato. Oh. Ma non c'è posto. E come facciamo? Lo dovete portare da un'altra parte. Come, come, scusa? Ho capito bene. Ha bisogno di essere ricoverato e non c'è posto. Che dovremmo fare? Trovargli un letto in una clinica privata a 500.000 al giorno? Senti, io non lo so, fate un po' come vi pare. Ma che cazzo ti passa per il cervello, disgraziato? Oh, disgraziato a chi? Ma che è colpa mia? Vuoi protestare? Vai alla USL, così chiedi pure che fine ha fatto il mio stipendio. Che sono 2 mesi che non lo vedo, hai capito? 2 mesi. Cerca di calmare. Ma che calma e calma? Calma. Dove lo porto il mio amico? Al cimitero? Certo, come no? Portalo al cimitero. Tanto non c'è posto nemmeno lì. Ma se c'era il centone, il letto usciva, vero? Adesso basta, fermi. Ti sei messo proprio nei guai. Trovategli un posto, stronzi! Non peggiorare la situazione. Trovategli, l'ho capito! Ma con chi ce l'ha? Non lo so. Perché ha picchiato quell'infermo? Ah, Giovanni, ma che è successo? Ecco, dove ecco lo porto? Funziona ogni sì. L'hanno arrestato. E che ne so, mi hanno detto che ha fatto a botte. Io ero mezzo morto. Se l'è presa con un poliziotto e un infermiere. Non lo so. È sempre il meglio, Marcello. Sì, ma intanto è in galera. Ma domani sarà già fuori. Se non faceva così, non otteneva un accidente. Ragazzi, adesso lasciamolo riposare. Ma no, dai, restiamo un altro po', almeno gli facciamo compagnia. Ma sei proprio di coccio, eh? Guardala chi c'è. Ma ci vengiamo. Ciao, ciao, Roberto. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Però fammi un favore, cerca di rimetterti presto, perché io mi sono già stancato di spingermi da solo. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao.
Ciao, compagno. Sfotti, papà, sfotti. Hai detto, hai fatto, e te sei fatto mettere in mezzo. E t'hanno pure gonfiato. Sì, sì, prendimi pure in giro. Tiè, t'ho portato due pastarelle. Grazie, papà. Come va il lavoro? Ma che so, venuto qua per parlare del lavoro, figlio. Non lo so. Ah, questa m'ha piccola. Quante? Io prendo questa qui. Ecco. Ma tu, io non ti capisco. Che cosa ti sei messo in testa? Di sconfiggere i mali del mondo prendendo a cazzotti la gente. Prima gli spacciatori, poi gli infermieri, i poliziotti. La prossima volta chi toccherà? Un avvocato? Risparmia i tuoi sermoni. La tua dialettica con me non funziona. Se sei venuto per farmi il cazziatone, allora puoi anche andartene. Superiore, il colloquio è finito. Ma no, aspetta. Aspetta, aspetta. D'accordo, d'accordo. Diciamo che sono venuto soltanto per sapere come sono andate le cose da un punto di vista legale e per tirarti fuori al più presto, va bene? Adesso raccontami con precisione cosa è successo. È successo che un mio compagno di scuola che dovrà smettere di studiare perché non ha soldi è stato fracassato di botte da spacciatori che si arricchiscono sotto la mia scuola. È successo che l'ho portato all'ospedale e lì non c'era un posto letto. È successo che in questo paese così civile e democratico, dove i posti allo stadio si trovano sempre, ho dovuto fare i cazzotti. Questo è successo. Ma cosa vuoi? Mi vuoi incolpare anche di questo? Non sono mica il presidente degli ospedali riuniti, non sono mica il ministro della sanità io. Ma sei come loro. Stessa mentalità, stessa abilità verbale, stessa dialettica. Quando ti vedo nei salotti televisivi con quei VIP a dibattere i problemi sociali, oh, sei bravissimo, fotogenico, convincente. Ma finita la tua recita, fai esattamente il contrario di quello che hai predicato e non muovi un dito perché cambino un po' le cose. E che cosa dovrei fare? Sentiamo. Venire a fare a cazzotti insieme a te? Eh? No. No, grazie tante, no. Io non credo che si possa risolvere il problema della droga picchiando gli spacciatori, né quello degli ospedali picchiando gli infermieri, e nemmeno quello del rapporto con tuo padre, odiandolo e disprezzandolo. Io non ritengo che sia così semplice. Io non ti odio, non ti disprezzo. Provo solo rabbia. Tanta rabbia nel vedere le tue capacità al servizio dell'ipocrisia generale. So bene che fare a cazzotti non risolve niente e finirò capo. Ma ho paura, sono disperato. Non so cosa fare né come farlo. Con la mamma parlavamo. Mi confidavo. Era sempre presente, disponibile ad ascoltarmi. Da quando lei è morta, io sono completamente vuoto, solo. E quando ti insulto, ti aggredisco, io in fondo cerco il tuo aiuto, la tua solidarietà. Thank you.
Avanti. Buongiorno. Ah, buongiorno. Venga, venga pure. Novità? Beh, veramente sono io a chiederle se ci sono delle novità. Ecco, stiamo aspettando il provveditorato. Non dipende da me. Già, non dipende da lei. Allora, guardi, diciamo che venendo qui ho incontrato Aladino che con la sua lampada ha esaudito tutti i miei desideri. Questa è la documentazione per il nuovo impianto di riscaldamento. Questa per la sostituzione degli infissi. E questa per una maggiore protezione da parte della polizia all'uscita di scuola. Ma che vuol fare? La documentazione è già stata presentata. E se si fosse smarrita? Comunque, guardi, mancano solo le sue firme. Beh, dico, mi dia il tempo di esaminarla. L'importante è che si impegni a seguirla. Va bene. È veramente in gamba, professoressa. Complimenti. Non io. Aladino. Smettetela. Piuttosto, adesso pensiamo a studiare. Facciamo un tema in classe. Scrivete. Ehi, tutto a me. La pressione è normale. Va tutto bene, signora Rosa. Deve solo avere molta pazienza. Purtroppo le malattie delle ossa sono molto fastidiose. E che a volte mi sembra di non farcela più. Le darò un'altra medicina, più efficace. Ce l'ho giù in macchina. Se Giovanna mi accompagna, la do a lei. Le dosi e la posologia sono dentro la confezione. Vedrà che la farà stare meglio. La ringrazio. Buonasera. Buonasera. Mi dispiace, Giovanna, ma sai che ci troviamo di fronte a una cosa più grande di noi. Ogni tentativo è inutile. Io ti ho vista crescere e ormai sei una donna. Stalle vicino, solo così possiamo aiutarla. Sei molto stanca, vero? Lo so. Ma non ti preoccupare. Vedi, io non mi preoccupo per la mia salute, ma perché non ho fatto abbastanza per te. Smettila, dai, mamma. Tu sei la cosa più bella della mia vita. Sì, ho fatto così poco. Mi preoccupo per il tuo futuro. Ma vedrai, presto ricomincerò a lavorare, se non altro per combattere questo male che mi sta divorando. Dai, mamma, adesso non devi esagerare.
Io sono tanto giovane. Sarò io a lavorare. Tu non devi preoccuparti proprio di nulla, sai. Vuol dire che per un po' non andrò a scuola. In fondo non me l'ha mica ordinato il medico. È fondamentale l'istruzione. L'avvenire è pieno di incognite e non sempre sono piacevoli. Credimi, sono felice perché ci siamo dette tante cose oggi. Marco? 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 Arrivo. Buonasera, signora, mi scusi. Sono l'avvocato Marengo, il padre di Marcello. Ah, certo, come no. Salve. Entri, prego. Grazie. Mi perdoni, signora, non la vorrei disturbare. Ma si figuri, assolutamente. Prego, si accomodi. Grazie. Sa che la volevo conoscere. Ecco, io sono qui per sapere... per parlare di Marcello. Credo di aver bisogno del suo aiuto. Mi scusi, la prego. È che proprio fino a 2 minuti fa mi stavo chiedendo chi potesse aiutare me. Ah. Io e mio marito ormai comunichiamo solo a bigliettini. E mi dica, Marcello, come va negli studi? Molto bene, direi. È uno tra i migliori. E i suoi rapporti personali? Con lei, sul piano emotivo, voglio dire. Beh, agli inizi un po' difficili, però devo dire che adesso sono decisamente migliorati. Migliorano di giorno in giorno. E con gli amici? I compagni lo adorano. È un ragazzo molto generoso, è stimato dai suoi amici. Ah, bene. Questo mi conforta. Ma nello stesso tempo mi mortifica. Perché la mortifica? Eh? Perché... Scusi, io non riesco a stare seduto, è una deformazione professionale. Le dispiace se... Si figuri. Grazie. Ecco, perché... perché devo constatare che Marcello ha un buon rapporto con lei e con i suoi amici e nessun rapporto con me. Né io con lui. Van Gogh, eh? Sa, è stata una mia passione giovanile. Non è mica vero che era matto. Non era assolutamente matto. Io ho letto delle relazioni in cui... Stava dicendo? Sfugge ad ogni mio contatto. Non riusciamo a trovare un'intesa. Leggo sempre nei suoi occhi uno sguardo accusatorio, un astio, una delusione. Eppure, mi creda, io non gli faccio mancare mai niente. Ho sempre cercato di fare in modo che fosse fiero di me, delle mie capacità. Di meritare la sua fiducia, il suo affetto, la sua stima. E invece non è così. Il ragazzo che quando tornavo a casa dopo i miei successi professionali mi gridava: sei forte, papà. Non c'è più. In pochissimo tempo siamo diventati come due estranei.
Io non so se posso aiutarla, non credo. Le parole in questi casi servono così poco. Se vuole posso comunicarle la mia esperienza. Quando sono arrivata alla scuola di suo figlio, per istinto mi sono detta che non dovevo essere solo la loro insegnante, che dovevo ricordarmi della studentessa che ero stata per insegnare e imparare insieme a loro. Così ho conquistato la loro fiducia. Mi creda, me la devo guadagnare ogni giorno questa fiducia. Non posso vivere di rendita, li perderei subito. Per stabilire un contatto con loro, bisogna ricordarsi dei ragazzi che siamo stati noi. Già. Certo. Il mestiere di avvocato l'ho imparato benissimo. Ma il mestiere di padre ancora no. Io non so se riuscirò dove lei è riuscita. Comunque, grazie per quello che fa. Ci provi anche lei, così saremo in due. Continua, continua. Non sapevo che suonassi la chitarra. È una mia passione recente. Mi piaceva molto il motivo che stavi suonando. Perché? Perché era molto tenero, molto dolce. Io esco. Vado a mangiare una pizza. Ciao. Accompagnarti potrebbe essere una scusa per conoscerci meglio. Tu da qualche tempo sei strana. Forse hai qualche preoccupazione. Ma no, niente. Ho capito, non ti va di parlarne. Oramai non c'ho più niente da fare. Ogni giorno che rientro a casa penso, ecco, ora non mi risponde. Non ce la faccio più. Comunque, non voglio affliggerla con i miei problemi. Ma no, assolutamente. È proprio quello che vorrei da voi, da te. La vostra confidenza mi riempie di gioia. Lo sa quanto prende di pensione mia madre? 600.000 lire. E di affitto ne paghiamo 400. E tuo padre? Mio padre
Se n'è andato di casa anni fa. E non si è fatto più vedere. Le voglio confidare un segreto che mi porto dentro da molto tempo. Dimmi. Sa, sono innamorata di un ragazzo, ma lui non si accorge nemmeno di me. Sei sicura? Sì, ormai è troppo tempo. Hai provato a dirglielo? Beh, veramente, Giovanna, ci sono persone che cercano certezze. Ho tanta paura di parlargli. Se non mi vuole bene, preferisco non saperlo. L'illusione mi aiuta a sperare. Scusi, mi sa dire come si chiama quella ragazza che è uscita poco fa? Ma veramente so che fa la babysitter della famiglia Vinci al secondo piano. La ringrazio, signora. Prego. Molto gentile. Senta, scusi, ma che cosa desiderava? No, no, niente. Vengo anche al concerto, mi ha mandato il permesso. Ciao. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Marcello. Ciao. Ciao. Stanno organizzando per andare tutti insieme al concerto di Sting. A me piacerebbe moltissimo. Anche a me piacerebbe. Però volevo dirti... non qua. Fregatene, dimmelo. Cosa volevi dirmi? Ecco, insomma, io e te, cioè noi ci conosciamo da tempo, no? Marcello Marengo, guarda che parcheggiava davanti al cancello. Scusa. Che ho interrotto qualcosa? Quanto sei intelligente. Ah, Marcello? Che c'è? Cercavo proprio te. Devo andare a Venezia fra qualche giorno per lavoro. Ti serve niente? No, niente. Vuoi fare questo viaggio insieme a me? No, non mi va. Non è che non mi va. Devo studiare. Allora la prossima volta. Forse. La prossima volta.
Allora, tutto a posto? Sì, dormono già da un quarto d'ora. Bene. Ma così sveglierai i bambini? E chi risveglia? A noi sono pesanti. Sai, l'altro giorno pensavo a te, al tuo volto così triste, preoccupato. È un peccato perché è così bello. Qualche cosa che non va? Se hai qualche problema posso aiutarti a risolverlo. No, nessun problema, la ringrazio. La ringrazio. Dammi del tuo, non sono mica così vecchio. Allora, cosa c'è? Ah, ho capito, qualche dispiacere d'amore, non è vero? Non ti avrà lasciato il tuo ragazzo? Non ho il ragazzo. Bene. Quando si è giovani e belle come te, non si devono avere legami. Mi lasci! Sta zitta, così svegli i bambini. Non mi lasci, no, no, mi lasci! Cretina, sta zitta! Non voglio! Sì. Per favore! Sta buona. No. Sta buona. Sono Rosa Pilleri, dottore. Mi sento molto male e mia figlia non è ancora rientrata. Non è che può venire qui da me. La ringrazio, sì. L'aspetto. Grazie. Mi scusi, signora, Giovanna è rientrata? No, non è ancora venuta. Comincio a essere preoccupata. Lei chi è? Sono un compagno di scuola. L'aspetto qui. Sicuramente arriverà da un momento all'altro. Sì, lo spero. Sono un amico di Giovanna, è ancora lì da lei? No, è appena andata via. Va bene, grazie. Come ha detto? Ma è possibile che la polizia non... Che succede? Va bene, ho capito. D'accordo. Vengo subito. Devo andare.
Ma che succede, per Dio? Succede che a quest'ora Giovanna non è ancora tornata a casa e sua madre sta molto male. E tu che vuoi fare? A quest'ora di notte io dico che sei impazzita. Guarda, Marco, che non c'è orario per le disgrazie. Ma che cosa stai facendo? Ti accompagno, dai. Voglio vederla da vicino questa operazione di salvataggio. Grazie. Buonasera, desidera? Buonasera, sono un amico di Giovanna. Ho visto entrare lei e ho pensato di poter essere utile. Lei, scusi, chi è? Venga, venga, sono il medico curante. Grazie. Permesso? Si accomodi. Chi è? Venga. Buonasera, sono un compagno di scuola di Giovanna. Dato che non è ancora rientrata, se non disturbo, l'aspetto qui. No, nessun disturbo, figliolo. Anzi, sei molto buona ad occuparti di noi. Vado ad aprire io. Stringere la mano, il dolore è molto forte. Salve. Ah, bene, sono contenta che tu sia qui. Mio marito. Ah, piacere, Marcello. Marco. Dov'è la signora? Di là. Buonasera. Buonasera. Sono una professoressa d'italiano di Giovanna. Sua figlia è una ragazza in gamba. Vedrà che finirà tutto bene. Grazie. E lei come sta? Beh, insomma, così. Dio vi benedica tutti per tutto quello che state facendo. Professoressa, io vado a cercarla. Da qualche parte dovrà pure essere. Sì, sì, sì. Giusto, vengo con te. Se posso rendermi utile, non sarà certo stando fermo qua dentro. Cosa aspettiamo allora? Andiamo. Andiamo. Prendiamo la mia macchina. Venite con me. Io vado con la moto. Bene. Faccio una telefonata. Sì? L'avvocato Marengo? Sì. Sono la signora Vitali, la professoressa di suo figlio. Ah, professoressa, stavo per chiamarla. Sono preoccupato, Marcello non è ancora rientrato. È successo qualcosa? Senta, avvocato, stia calmo e mi ascolti. Marcello sta bene, ma Giovanna, una sua compagna... Ah, sì, sì, la conosco. Anche lei non è ancora rientrata e ormai stiamo pensando le cose peggiori. Marcello e mio marito sono andati a cercarla. Non so, forse lei... Ah, ma io sono a sua completa disposizione. Benissimo, era proprio quello che speravo. Se dovesse avere delle comunicazioni da darmi, mi trova a questo numero. Sì, mi dica. 63 sì? 28 62. 62. Va bene, la ringrazio. Claudio, sono io. Giovanna è scomparsa. Sì, sì, ci penso io ad avvisare gli altri. Fate sempre riferimento su di me, va bene. Ciao. Allora... Ma chi? Abbiamo guardato in tutta la zona qui dietro. Dove può essere finita? Noi abbiamo controlli là. Ecco Marcello. Niente,
E voi? Ma che è sparita? La cercano anche il marito della professoressa e il medico. Noi possiamo andare a vedere laggiù. Ok, voi certo, cercate ancora qua. Andiamo, Leo. D'accordo, andiamo. Allora, novità? A proposito di che, scusa? Ma come a proposito di che? A proposito di Giovanna, no? La stiamo cercando tutti. Anch'io la sto cercando. Vedrai, vedrai che la troveremo. Maria? Sì? Marcello stamattina ha fatto colazione? No, no. Senti, prepara un po' di caffè e qualche toast magari, eh? E insisti. Sì, eh? Va bene. Va bene? Va bene, sì. Non mi interessa. Non mi interessa come. Cercatela e trovatela. Oh, sentite. Io vi ho sempre aiutato, vi ho sempre tirato fuori dai guai. Bene, questa volta tocca a voi. Va bene, vi porto una foto. No, 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 vengo io da voi. Sì, sono l'avvocato Marengo. Pronto, avvocato? Sì. La ragazza che cercate è stata investita da una macchina stanotte. Adesso è ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio. Non hanno potuto avvisare prima la famiglia perché non aveva documenti. Pronto? Sì? Sono il padre di Marcello, l'abbiamo trovata. È all'ospedale Sant'Eugenio, ma sta bene? Grazie, avvocato. Vengo subito. L'hanno trovata. Grazie a Dio. Ah, Marcello, stai calmo, va tutto bene. Non le è successo niente di grave. Adesso c'è il dottore da lei, poi ci faranno entrare. Stai calmo. Potete entrare, ma solo per 5 minuti. Non è una donna molto... C'è mio padre, scusate, vado, vado.
Hai visto? Non era mai venuto qui. Ciao papà, che fai qua? Ma qual è la scuola tua? Eccola, è questa qua. Ah, ginnasio. Sì. Bravo, vai al ginnasio, bravo. Papà, scusami, ma devo entrare, è già suonata la campanella. Va. Ciao. Va, bello, va, ciao.